Sono due gli impianti di tiro a volo a livello regionale di riferimento, Fano e Castelfidardo, ma quello sulla collina di Monte Schiantello è sicuramente uno dei migliori di tutto il centro Italia. Non a caso spesso meta di allenamento di atleti e atlete olimpici e di campioni nazionali ed internazionali della specialità. Ma a questo bellissimo impianto mancava una tessera per essere appetibile da parte della federazione per poter ospitare gare di livello internazionale o campionati sempre di livello maggiore rispetto a quelli che già oggi vengono disputati. Ma presto tutto questo sarà possibile. Dopo l'estate, passato il periodo di maggiore intensità agonistica, si procederà ad ampliare quello che è ora l'area comune per ospitare servizi igienici a norma e decorosi. Sono ora in un container della Protezione Civile, oltre che un deposito ed una segreteria consoni al livello della struttura. Costo delle opere murarie 232.000 euro, di cui 75.000 con il contributo della Regione Marche. Un altro volano della nostra economia sono le strutture sportive e quindi l'amministrazione ha messo in questi anni particolare attenzione a queste strutture per riqualificarle e per renderle più agevoli sia al pubblico e anche turisti o usufruitori cittadini che ne vogliono utilizzare. Quindi questo è uno dei, diciamo, dei tanti anche che l'amministrazione ha messo in campo, quello del tiravolo di Monte Schiantello. Questo impianto è stato realizzato anche con il contributo della Regione, quindi abbiamo cercato di accedere a questi finanziamenti regionali, quindi una buona sinergia anche con il nostro consigliere regionale che ci ha dato tutte le indicazioni come poter fare. Allora, una progettazione interna che però ha trovato grossa sinergia e grosso interesse da parte dell'amministrazione. Sì, questo è vero, perché l'amministrazione da sola aveva difficoltà e allora mi sono messo a disposizione come socio del tiravolo e ho dato il mio apporto al tiravolo affinché potesse trasmettere un progetto, diciamo, integrato e secondo le esigenze in particolare. E poi è stato dato appunto al comune, che ne ha fatto tesoro finanziandolo, questa è la cosa importante. Presidente, allora un intervento atteso da tanto tempo, c'è anche il vostro zampino dentro, però queste migliorie, una volta che arriveranno, permetteranno all'impianto di poter ambire ad avere qualcosa di più importante nel nostro territorio. Ci abbiamo lavorato sodo, sappiamo che siamo in un momento non bello per le amministrazioni per quanto riguardano finanziamenti per strutture di vario genere. Ci siamo riusciti e questo per noi è un, per me e per tutta la struttura, per tutto il Consiglio è un vanto, perché arrivare fino a questo punto, rendere la struttura veramente idonea ad ospitare anche campionati di un certo livello. Una testimonianza del volano importante che l'impianto ha è anche fra poco una gara importante che porterà oltre 300 unità, 300 persone a Fano, quindi insomma non è cosa da poco. La federazione ci ha dato il campionato italiano Veterani e Master, che si disputerà nel secondo weekend di settembre e lì, come già 3 anni fa l'abbiamo già ospitato, si parla di 150 atleti con tutti gli accompagnatori, poi pensiamo da 300 a 350 persone che verranno a Fano, comunque un buon volano per gli alberghi della zona.